credo sia davvero piccolissima la fetta di utenza Sony che non ha un qualche tipo di attaccamento, probabilmente emotivo, ad Astrobot e alla sua IP. Comparso per la prima volta in The Playroom, titolo di lancio di PlayStation 4, atto soprattutto a mostrare tecnicamente le capacità del DualShock 4 e dell'allora PlayStation Camera, l'abbiamo poi ritrovato in Astrobot Rescue Mission per PSVR, titolo che ho trovato onestamente delizioso e forse uno dei migliori lanciati su PSVR, e poi l'abbiamo ritrovato al lancio di PlayStation 5 con Astro's Playroom, un'altra demo tecnica che però più si avvicinava a un'idea di gioco, una durata leggermente più lunga rispetto a una demo tecnica, molte molte caratteristiche, ovviamente il DualSense appena introdotto, quindi tutto ruotava anche attorno a quello. Ma soprattutto era un omaggio alla storia del brand, al percorso che Sony ha fatto fino a PlayStation 5. Qualche dato tecnico prima di lasciar scorrere il video e la mia penna. Oh, chiaramente recensione praticamente senza spoiler, se non senza spoiler. Ovviamente più avanti magari farò una recensione con spoiler. E mi raccomando, tu che mi stai guardando, sto per pubblicare una guida all'ultimo livello, fra i più difficili. È una guida prettamente spoilerosa, lo scriverò anche in quel video. Quindi mi raccomando, goditelo. Se poi hai difficoltà con l'ultimo livello, fai riferimento a quella guida. Ok? Ritorniamo. Alcuni dati di base. Astrobot, vedi, stavo per sbagliare. Astrobot è nuovamente un platformer 3D, ok? E mantiene, diciamo, i movimenti e i poteri di Astro che già conoscevamo. Quindi salto, planata, pugno e un attacco rotante nel momento in cui teniamo premuto il tasto di attacco. Il passettino in avanti, che poi forse è un passo enorme in avanti, lo fa con il numero di livelli, perché stiamo parlando di 80 livelli circa, 50 pianeti, 6 galassie e alcune interessanti dinamiche a livello di poteri che non ti spoilererò più di tanto. Ognuno di questi livelli è incredibilmente diverso a livello di colori, a livello di temi, a livello di tematiche, a livello di estetica e anche a livello di meccaniche. Soprattutto a livello di ritmi e difficoltà. La cosa interessante che ha fatto il team, infatti, è fare un percorso standard, che è quello di arrivare alla fine del livello per ognuno di questi livelli, che è piuttosto semplice. Loro lo definiscono come il facile e il normale. Poi ci sono dei livelli aggiuntivi, dei livelli extra, o anche all'interno di questi livelli stessi, in realtà, c'è la possibilità di trovare tutti gli astro, anzi, trovare tutti gli altri bots e trovare tutti i pezzi del puzzle che attivano feature nel hub principale, che alzano leggermente o maggiormente il livello di difficoltà. In particolare, i livelli extra spingono molto la difficoltà, portandolo a un livello che definirei difficile ma non impossibile, che fa più l'occhiolino, diciamo, ai giocatori e alle giocatrici più stagionate e stagionati. Chiarisco, terminare i livelli è fattibilissimo, mentre trovare tutti gli astrobot o i bot nascosti, tutti i pezzi del puzzle del livello, richiede un po' più impegno. Poi ci sono i livelli speciali che appunto sono più difficili e mi hanno ricordato un po' i livelli più complessi dei Little Big Planet più recenti. Gli astrobot o i bot da salvare sono 303 più 1 e mentre alcuni sono generici robottini quasi sempre incastrati in qualche situazione pericolosa, alcuni sono dei VIP bots, ossia bot che ricordano fortemente nelle loro caratteristiche visive alcuni personaggi storici, non solo per il brand ma in generale per il ruolo che hanno avuto nella storia del videogioco. Ovviamente, come ti ho detto, non ti rovino la sorpresa, ma ti assicuro che qualche sorriso te lo strapperanno. In questo, Astrobot gioca un ruolo di combustibile per alcuni momenti di nostalgia che personalmente mi rimarranno dentro per un po', in particolare con VIP bots che spingono a ricordare lontane sessioni di gaming quando ero più giovane, ma anche richiami molto molto evidenti alle stesse console del passato e di nuovo al percorso di Sony fino a qui. Il pretesto narrativo e meccanico questa volta è quello di un alieno bullo che ci intercetta mentre stiamo volando nello spazio con la nostra PlayStation 5 tirata a lucido, purtroppo non una PlayStation 5 Pro, anche perché sono molto curioso al riguardo. Essenzialmente ci malmena, spacca tutto e ci fa schiantare su un pianeta che poi diventa il nostro hub principale. Ecco che quindi la nostra missione diventa quella di
recuperare tutti gli Astrobot o i bot che abbiamo perso nei vari scossoni che l'astronave ha subito, e recuperare i pezzi principali, i 5 pezzi principali di PlayStation 5 o della nostra astronave nel contesto narrativo di Astrobot, per appunto essenzialmente terminare il gioco. Questi pezzi, essendo 5, sono appunto suddivisi nelle 5 galassie di cui parlavo prima, e per arrivare a quel pezzo che è essenzialmente nascosto dietro a una boss battle e in realtà a un ultimo livello dopo la boss battle, dovremmo affrontare appunto una serie di livelli di varie difficoltà. Molti dei livelli, almeno quelli che non ci lasciano con le nostre abilità base e ci spingono a sfide veramente platformer, ci forniscono un potere, un salto potenziato, nuoto più veloce, attacco sulla distanza. Non vado troppo nelle specifiche perché non voglio spoilerarti parti molto molto belle dell'esperienza. Sono tutte abilità comunque attorno alle quali Team Asobi costruisce livelli essenzialmente perfetti. Anche con il senno di poi, dopo aver completato e platinato il gioco, che ho dovuto lasciare in 3 giorni perché il codice è arrivato lunedì pomeriggio, ma per fortuna la durata me l'ha concesso, mi è davvero impossibile non tracciare parallelismi con i migliori Mario. Se i livelli senza abilità sono straordinari nella capacità di farci capire cosa fare e con che precisione farlo per superare il livello, quelli che sono invece costruiti attorno ad abilità specifiche sono senza sforzo tra i livelli di platforming più belli che abbia mai giocato. Ogni piattaforma è calibrata a livello di posizione di movimento, ogni nemico è ben piazzato per offrire una sfida più o meno complessa, ogni elemento interagibile sembra essere messo lì per noi, a volte nascosto e pronto ad essere scoperto dai nostri abilissimi occhi, con un'eleganza che davvero riflette quanta attenzione sia stata messa nel level design, a volte invece messi più palesi ma comunque sorprendenti in quello che rivelano o soprattutto nelle nuove interazioni che regalano. Come dicevo prima, anche tematicamente, quindi non solo meccanicamente ma anche esteticamente, i livelli sono perfetti nel loro posizionamento, in quanto durano e nella loro sequenza. Si salta da ambienti marini ad ambienti fra le nuvole ad ambienti più di montagna. È un continuo switch che è sempre fresco e ti dà sempre voglia di giocare un altro livello, che è qualcosa che è davvero sempre molto difficile da ottenere. In particolare si vede il potere di questo revisionato motore di gioco anche solo per la fauna che popola praticamente ogni livello. Si parlava di circa 70 tipi di animali diversi, che comunque rendono ogni frame incredibilmente dinamico, incredibilmente colorato. In particolare ho apprezzato i livelli dedicati ai VIP bots, quindi ai bot, agli Astrobot più legati alle IP proprietarie di Sony, soprattutto quelle recenti. In questi livelli si nota non solo la capacità tecnica di Team Asobi e le potenzialità di questo motore, ma anche il potenziale cross IP di Astrobot, quanto dinamicamente e con facilità Astrobot possa includere estetiche e meccaniche prese da altri IP. Rivedere determinati livelli, che ovviamente non ti spoilero, legati a queste IP con l'ottica fanciullesca e giocosa di Astrobot, mi ha onestamente fatto sorridere per moltissimo tempo e ancora sorrido adesso nel ripensarci, e mi dà tantissime speranze, anche se ovviamente un'IP leggermente scollegata perché second party, per il Lego Horizon che dovremmo vedere su PlayStation e Switch prima di fine anno. Un'altra nota molto molto positiva sono le boss battle, che ho sempre trovato belle e che sono sempre capaci di usare a pieno i poteri che abbiamo in quel momento, che non significa per forza uno dei poteri che ho descritto prima, ma significa anche usare al meglio le abilità base di Astrobot. Certi boss li dovremo affrontare con le abilità base di Astrobot, salto, planata, eccetera. In particolare la planata, visto che in Astrobot ha questa caratteristica distruttiva, se vi ricordate come in Astro's Playroom la nostra planata crea essenzialmente una sorta di laser sotto i nostri piedi, che quindi in presenza di piattaforme fragili distruggono quello che abbiamo sotto. L'utilizzo di queste piattaforme che si distruggono o con la nostra planata o addirittura anche solo camminandoci sopra è molto più massivo rispetto al passato, e devo dire che è una delle cose che mette un po' più pepe su quelle che sono le regole del platforming ormai radicate e cementate all'interno del genere da generazioni. Piccola menzione la voglio fare anche per soundtrack e sound design: pur raggiungendo le vette da top chart di I'm mio GPU, il comparto sonoro si difende benissimo,
tra una colonna sonora molto evocativa e che onestamente e fa bene, non abbandona mai davvero il motivetto caratteristico dell'IP di Tim Sobey, e un sound design che non posso non definire incredibilmente curato e differenziato. Lavorando in combo poi con un altro ottimo utilizzo dei trigger adattivi, ogni passo suona davvero diverso a seconda di quello che abbiamo sotto i piedi, ogni potere può essere tranquillamente capito anche senza guardare lo schermo, e ogni micro vibrazione contribuisce davvero ad un senso di immersione che purtroppo un po' mi spiace vedere solo in questi prodotti first party, e nemmeno tutti, a dire il vero. Detto questo, voglio fare una piccola parentesi anche sulle opzioni di accessibilità, che sono tantissime. Il premio più interessante va sicuramente alla possibilità di giocare l'intero gioco usando solo uno stick analogico, lasciando il controllo della telecamera alla pressione dei tasti frontali. Si possono disattivare chiaramente come sempre i feedback aptici, i controlli giroscopici. In generale vorrei che Sony con i suoi first party stesse tracciando un sentiero ben preciso in fatto di accessibilità, e inizio a domandarmi se non sia ora per il resto del mercato, ma anche per il resto in realtà delle IP first e second party, di allinearsi ad uno standard che non è più appoggiato lì, ma che è proprio radicato nell'idea di design originale di gioco stessa. Tocca un po' la questione accessibilità, ma ho praticamente apprezzato l'introduzione di un uccellino blu che compare dalla seconda run in poi, non seconda run dell'intero gioco, seconda run del singolo livello in poi, che al semplice costo di 200 monete, che onestamente si tirano anche su molto velocemente, vi aiuta nella ricerca di degli astrobot persi, dei pezzi di puzzle, insomma dei collezionabili vari del livello, in modo molto intuitivo e molto semplice, ossia con questo radar che emette un ping sonoro e visivo nel momento in cui siete in prossimità di uno di questi collezionabili e vi dirige al meglio possibile verso di esso. Non lo fa in modo troppo esplicito, quindi ho comunque apprezzato che un minimo di ricerca la devi comunque fare. Però è davvero un'ottima introduzione. Ho toccato il fatto delle monete, perché di nuovo, come in Astro's Playroom, noi raccoglieremo le monete sparse per il livello, che sono messe lì chiaramente prima di tutto come linea guida per l'attraversamento mainline del livello, ma anche per essere utilizzate in questa sorta, che ritorna da Astro's Playroom, in questa sorta di gacha machine nella quale sbloccheremo degli elementi per gli astrobot VIP che abbiamo liberato. Elementi che nel lab di gioco dove questi astrobot normali e VIP si trovano, diciamo che completano il loro personaggio e danno loro la possibilità di eseguire determinate azioni o trovarsi in determinate situazioni che, prese e fotografate, veramente sono incredibilmente chirurgiche nel dare l'idea del gioco originale o di un frammento di gameplay del gioco originale. Ovviamente non faccio nomi, ma potete insomma immaginare le situazioni davanti alle quali ci troviamo davanti, tanto che l'hub, man mano che sbloccherete questi bots VIP e non, si farà sempre più vivo in un modo davvero naturale e molto, molto anche bello da vedere, e che crea una dinamicità visiva e di colore e di characters che credo veramente di non aver trovato in altri posti o in altri giochi, se non forse appunto in Playroom, anche se in formato un po' più ridotto. Quante volte mi avrete sentito dire che la lunghezza di un videogioco in relazione alla sua componente ludica è essenziale al suo gradimento? Beh, Astrobot fa centro perfetto anche in questo. Mollare il controller dopo aver iniziato una sessione di gioco è al limite dell'impossibile, soprattutto se volete, come me, inseguire quell'istinto completista che Astrobot coltiva e fa fiorire in modo incredibilmente naturale, quasi senza sforzo. La mia run è durata 17 ore, comprensiva di trofei aggiuntivi per il platino, con tutti i bot trovati e tutto al 100%. Mi chiedete, ne vorrei di più? Assolutamente sì. Va benissimo così? Va benissimo così. Rimane forse solo una domanda alla quale rispondere. Vale il prezzo pieno, cioè quello dei 69,99? Mi spiace un po' sembrare lo snob, ma onestamente, come sostenevo e sostengo anche con Concord, la qualità va pagata e Astrobot è assolutamente un prodotto di qualità in ogni frame, in ogni livello, in ogni modello. Astrobot quindi riesce ad elevare tutto quello che già sappiamo di Tim Sobey, quindi qualità visiva, qualità tecnica, qualità ludica, immersività, accessibilità, e la porta su una scala più grande, in un modo che veramente ci fa capire quanto bene Tim Sobey lavori. In questo contesto, e anche in questo contesto, per me Astrobot merita un voto così alto, perché non è solo il primo gioco vero di Tim Sobey, non è un esercizio di stile incredibilmente fine a se stesso, come a volte capita
in questi passaggi di scala all'interno della stessa IP, ma è soprattutto personalmente una lezione per Sony, per il resto del mercato. Astrobot, ve lo dicevo all'inizio, è stato creato e prodotto da 60 persone in 3 anni. Restringiamo i tempi produttivi, rimpiccioliamo i budget, creiamo prodotti un po' più piccoli ma meglio confezionati. Si è perso molto del dinamismo che normalmente è parte del game dev in queste ultime generazioni, e credo che Astrobot in questo sia veramente una lezione da prendere a cuore. Non solo per il tipo di divertimento che offre, spensierato e che regala davvero un sacco di sorrisi, in un modo che personalmente anche Mario ha smesso di fare ultimamente per me, ma è una lezione soprattutto dal punto di vista del benessere del mercato. Credo sia interesse di tutti che il mercato sia più sano, ovviamente quello videoludico in particolare, che il mercato videoludico sia più sano, sia più stabile, per tutte le persone coinvolte, da quelli che creano i videogiochi a quelli che li consumano. E Astrobot, di nuovo, credo sia davvero, davvero un'ottima lezione da prendere a cuore.